Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Mi piace alla fine di ogni mese fare un pochino il punto di quello che è successo nel mese, soprattutto nei miei investimenti. Lo faccio regolarmente, traccio un foglio in un foglio Excel tutti i miei investimenti, vado ad aggiornare un po' quello che è successo e ogni mese mi concentro su nuovi investimenti che ho fatto piuttosto che su scelte che possano rendere più efficienti i miei investimenti. Questo mese mi sono in particolare concentrato su Money Farm come strumento perché è uno strumento che sta cambiando nel tempo, vengono introdotti nuovi prodotti, nuovi servizi e quindi secondo me è opportuno guardarlo, è opportuno insomma monitorarlo. Ecco perché nel 2023 ho approfittato anche di alcune promozioni per verificare un po' il funzionamento di alcuni nuovi strumenti introdotti a Moneyfarm e ve ne voglio parlare. Voglio parlare di come io utilizzo Moneyfarm. Moneyfarm, grazie alla creazione di portafogli automatici profilati sul profilo di rischio delle singole persone, grazie alla possibilità di fare dei versamenti che poi vengono investiti automaticamente in questi portafogli, permette a molti di disinteressarsi della parte di investimenti e quindi di investire in maniera automatica, che per me è sicuramente uno dei segreti per investire e per migliorare la propria condizione finanziaria. Ovviamente tutti questi servizi hanno un costo ed è questo il punto più dolente della gestione patrimoniale di Moneyfarm, ma vedremo che non è il solo. Ma insomma, oggi ti voglio parlare di Moneyfarm, ti voglio parlare di come la utilizzo io, di quali sono appunto questi servizi che sono stati introdotti nel corso del tempo, nel corso soprattutto del 2023. Moneyfarm è una società di investimento che permette quindi agli investitori di accedere ad alcuni prodotti e soluzioni per gli investimenti. Prodotti e soluzioni che vanno bene nelle varie fasi della vita. Moneyfarm non è una società italiana, oggi si definisce una società paneuropea. Nel 2011 è nata in Italia, ma poi ha trasferito la propria sede in UK, in Inghilterra, e da lì opera. Tra i suoi soci vi sono M&G, che è una società di asset management, abbiamo Cabot Square e United Venture, che sono due fondi di investimento che hanno deciso di supportare la crescita della società, e poi due partner che sono invece anche delle società finanziarie, cioè Poste Italiane e Allianz. Ecco, Moneyfarm oggi non è più solo una piattaforma di gestione patrimoniale, ma permette anche di investire la liquidità sempre con la gestione patrimoniale, ma con un prodotto ad hoc. Permette anche di investire nell'ambito della gestione patrimoniale in prodotti ESG o in prodotti tematici. Permette poi di creare un piano pensionistico, quindi di crearsi una pensione tramite dei versamenti ricorrenti, sfruttando tutte quelle che sono le agevolazioni fiscali. Permette poi dal 2024 di aprire un conto titoli, di avere un conto titoli con cui investire in singole azioni, per il momento solo italiane e europee, e in ETF, e permette infine di utilizzare alcuni strumenti assicurativi che vengono utilizzati soprattutto per la fase di successione. Ecco, tranne gli strumenti assicurativi, tutti gli altri prodotti che offre Moneyfarm li ho provati tutti e quindi ve ne parlerò e vi parlerò di quello che è il mio approccio, di come li sto utilizzando e di come vorrei cambiare un po' questo approccio. Moneyfarm permette appunto, tramite la gestione patrimoniale, di investire in alcuni portafogli di ETF, 7 in tutto, che vanno appunto dall'1, quello meno rischioso, quindi quello con una minor componente azionaria, al 7 che ha una maggiore componente azionaria. Io come utilizzo questa gestione patrimoniale? In passato l'ho utilizzata per iniziare a investire, ma poi ho preso il mio patrimonio e l'ho spostato su Fineco utilizzando Fineco Replay per questo scopo, perché soprattutto per una questione di costi e per un problema fiscale. Infatti, Moneyfarm, a differenza dall'acquisto sulla determinata piattaforma dei vostri ETF, vi fa pagare le tasse sulle plusvalenze ogni anno. Permette anche però ogni anno di andare a compensare eventuali minusvalenze pregresse con le plusvalenze maturate. La gestione patrimoniale, quindi non Moneyfarm, ha questo meccanismo fiscale, quindi sul lungo periodo, se investite sul lunghissimo periodo, può essere sconveniente. Ecco perché ho deciso sul mio patrimonio di evitare il costo che Moneyfarm addebita per la creazione di questi portafogli e di evitare appunto questo meccanismo fiscale. Vi sono poi altri aspetti che non mi piacevano e quindi ho deciso di andare in autonomia. Ho lasciato però due portafogli su Moneyfarm, che sono due portafogli identici, alimentati con 100 euro al mese entrambi, che sono i portafogli dei miei figli. Ho creato quindi questo piccolo gruzzolo per i miei figli, per un domani, non so, pagare un anno di università, un anno all'estero, e li do in gestione a Moneyfarm nel portafoglio 7. Sono quindi investiti per il lungo periodo e in un portafoglio abbastanza rischioso. Oggi però sto pensando se quei 200 euro all'anno che pago Moneyfarm per la gestione di questo portafoglio e se la criticità fiscale che
di cui vi ho parlato possano ancora giustificare questo investimento, quindi sto pensando realmente di trasferire. Cosa mi piace di Moneyvar? Però mi piace il fatto che oggi questi soldi sono segregati al mio patrimonio, sono separati. Mi piace anche l'automazione, il fatto che l'alimento con 100 euro e il fatto appunto che non mi fanno pagare ogni volta una commissione per l'acquisto dei singoli ETF. Ci sono anche su altre piattaforme, c'è la possibilità di comprare alcuni ETF anche per importi piccoli senza pagare commissioni e quindi potrò vedere, potrò verificare nel corso del 2024 se spostare questa parte che ho lasciato nella gestione patrimoniale altrove, però sarà sempre separata dal mio patrimonio. Quindi poi lo secondo strumento che ho aperto, ancora nel 2020, si tratta di un fondo pensione. Ho aperto il PIP gestito da Moneyfarm. Moneyfarm, diciamo, si avvale di Allianz per la gestione di questi PIP, ma i PIP sono gestiti attraverso portafogli tipo quelli della gestione patrimoniale. Quindi anche lì, anche in questo caso, c'è una differenziazione sulla base del grado di rischio che si vuole assumere. Ho scelto questa gestione, diciamo, di Moneyfarm perché mi permetteva di avere un'esposizione azionaria molto alta, quindi ho un'esposizione 80%, 80-20% sull'azionario, cosa che invece sul mio fondo pensione, che è quello di categoria, il fondo fonte e quello del commercio, non mi è possibile. Per quanto riguarda il piano pensione, anche qui il costo della gestione Moneyfarm è piuttosto elevato, è l'1,25. Tuttavia, mi sembra di poter dire che in questo momento è comunque un buon prodotto e per adesso lo confermo, anche se, voglio dire, vedremo, ecco, come va nel 2024, vedremo come va nel futuro. Siamo sempre pronti, qualora ci fossero delle soluzioni migliori, qualora identificassero le soluzioni migliori, a trasferire tutto. Vorrei mantenere comunque due fondi separati, quindi avere quello di categoria, averne un altro, anche per non avere troppo capitale in questi fondi, perché al lato della pensione vorrei ricevere tutto in capitale e non una parte in rendita e una parte in capitale, ma in ogni caso volevo anche avere una esposizione un pochino più aggressiva verso l'azionario. Tuttavia, sono sempre pronto a cambiare idea, per il momento lo teniamo confermato. Andiamo poi all'altro prodotto che ho acceso quest'anno, anzi alla fine del 2023, si tratta di Liquidità Più, è sempre una gestione patrimoniale destinata alla gestione della liquidità. Mi sembra un buon prodotto, mi sembra un prodotto che risponda a quelle che sono le esigenze del mercato. Perché è un buon prodotto? Perché a differenza di molti conti deposito, questo prodotto con cui si può facilmente confrontare, no? Per la finalità, visto che serve a gestire la liquidità. Questo prodotto, dicevo, non impone il vincolo del capitale, quindi il capitale è sempre liberamente disponibile. Il rendimento lordo atteso sul sito di Moneyfarm ha riportato un rendimento lordo atteso sulla base di quelli che sono i tassi odierni, maggiore del 3,90%, mi sembra un buon rendimento, e le commissioni che Moneyfarm, diciamo, trattiene per la gestione di questo fondo è dello 0,25% più lo 0,10% che è il costo dei singoli fondi, quindi tutto sommato un costo, diciamo, ragionevole, 0,25% a cui ovviamente va aggiunta l'IVA. È un costo ragionevole, ovviamente stiamo parlando di liquidità, stiamo parlando quindi di quei soldi che in alternativa appunto potresti mettere su un conto deposito oppure tenere liquidi sul conto. Generalmente tengo in liquidità tutto quello che andrà speso nei 12-18 mesi successivi. Ovviamente questo prodotto è frutto, è figlio dei tassi di interesse odierni e quindi potrebbe anche modificare le proprie condizioni e diventare non più conveniente qualora i tassi dovessero cominciare a riscendere. Questa gestione patrimoniale non è fatta tramite ETF, ma è fatta ricorrendo a dei fondi attivi che in alternativa no, a cui l'investitore tradizionale non può accedere perché sono fondi riservati agli istituzionali. Veniamo all'ultimo prodotto che ha introdotto Moneyfarm nel corso del 2024, che ho provato perché sono stato invitato a una fase beta, quindi ho investito 5.000 euro in un ETF che avrei voluto comprare, e quindi si tratta del conto titoli. Il conto titoli, onestamente, mi sembra un prodotto molto semplice, molto basic, perché permette di investire in alcune aziende italiane, azioni italiane ed europee, quindi una breve selezione di azioni italiane ed europee classificate per capitalizzazione. Il sito è molto ben fatto, è molto semplice, adatto all'investitore, diciamo, basic, comunque l'investitore che vuole avere pochi dati, molto chiari e molto facilmente leggibili. E ovviamente, oltre alle azioni, è possibile comprare alcuni ETF, anche in questo caso una selezione di ETF. Per l'apertura del conto titoli non ci sono costi, ma ci sono invece costi per l'acquisto, quindi 3,95 per le azioni italiane e 5,95 per le azioni estere. C'è poi una commissione per il cambio valuta dello 0,25%.
che dire di questo conto titoli? Non mi sembra un prodotto adatto alle mie esigenze perché io faccio ripetuti acquisti di piccolo importo e quindi avere 3,95 come commissione è comunque un costo importante e quindi nel confronto con altri tipologie di broker, intermediari, secondo me non è particolarmente vincente. Va bene per chi fa pochi investimenti, magari di grosso importo, per chi vuole avere tutto all'interno di Moneyfarm e per chi insomma vuole apprezza la semplicità di questo strumento. È uno strumento, secondo me, senza infamie e senza lode, ma vedremo come verrà sviluppato. Segnalo infine che Moneyfarm ha veramente rinnovato la sezione che loro chiamano Analytics, che ti permette di comprendere esattamente come è composto il tuo portafoglio, quindi di quali strumenti è composto, verso quali paesi sei esposto, verso quali strumenti, verso quali settori. Insomma, dà tutta una serie di informazioni davvero utili per un investitore che vuole avere un portafoglio bilanciato. Ecco, in questo Analytics non c'è il fondo pensione, ma ci sono tutti gli altri strumenti. Non so perché, ecco, il piano pensionistico non rientri in questa analisi, perché secondo me comunque andrebbe in qualche modo inserito per quanto l'orizzonte sia di lunghissimo periodo. Devo dire che ho apprezzato molto questa modifica a Moneyfarm. Secondo me Moneyfarm sta lavorando sulla strada giusta, resta un buon strumento per la gran parte degli investitori, probabilmente per tutti coloro che non vogliono avere una gestione troppo attiva, ma magari non hanno neanche capitali troppo importanti per rivolgersi a un consulente finanziario indipendente, ma ha sicuramente il vincolo dei costi, è sicuramente un servizio che si paga, potrebbe costare di meno, ne sono certo. Ovviamente potreste anche gestirvi i soldi in autonomia se avete tempo, se vi interessa l'argomento, come faccio io, però per tutti gli altri è sicuramente un servizio che monitoro e che mi piace e che risponde alle esigenze di molti. Appunto, vedo che sta introducendo nuovi servizi, anche oltre a questi servizi che utilizzo, c'è cioè il piano assicurativo, soprattutto utile per gestire la fase successoria. Quindi sta sicuramente differenziando l'offerta, la sta ampliando. Il vantaggio di avere Moneyfarm è anche quello di poter parlare con dei consulenti quando è necessario, quando vogliamo avere dei consigli o comunque delle spiegazioni sul funzionamento del servizio. Devo dire che le poche volte che ho parlato con un consulente mi sono trovato comunque di fronte a persone che conoscono molto bene il servizio e conoscono anche molto bene la materia finanziaria. Quindi, per me Moneyfarm è un servizio che approvo, ovviamente per molti di noi che vogliono però gestire l'autonomia, gestire passivamente, totalmente passivamente i propri investimenti, probabilmente la parte di gestione patrimoniale non è proprio il nostro servizio migliore, non è propriamente il servizio migliore perché è un po' caro e poi diciamo ci impone di non fare nulla, di demandare totalmente al servizio la gestione. Fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi utilizzate Moneyfarm. Fate sapere anche cosa pensate della mia gestione patrimoniale per i miei figli, cosa invece avete fatto voi, dove avete investito. Al prossimo video e grazie, Giovanni.